invito e anzi grazie per questo orario insolito, vi vede comunque impegnati in una giornata che riteniamo molto importante per la comunità e per un tema che sicuramente insomma per voi è anche prioritario per l'attività che svolgete. Sono molto contento ovviamente di avere collegato il presidente Emiliano, perché è una giornata che segna uno spartiacque e per tutto quello che è stato, che abbiamo detto, fatto in questi anni, anche grazie al presidente Emiliano, insomma trova delle conferme. Sapete che nelle ultime ore è andata questa sentenza del TAR, la legge, che in qualche maniera è riferita all'ordinanza sindacale numero 15 del 27 febbraio 2020. Ora io non farò, consentiteci di restare nei campi istituzionali, non farò l'esercizio di commentare la sentenza. Chiaramente sento il nome della comunità, dovrei ringraziare il collega di Canto per uscire da questo, sia della sentenza che quello che avrà le prossime settimane, perché non è una sentenza banale, sono 60 pagine molto articolate che dal mio punto di vista, io non sono un tecnico, forse lo dirà meglio di me, introduce delle innovazioni molto, molto importanti in questa materia. Infatti ovviamente ringraziare questa giornata, non so se riusciremo ad averlo un collegato, l'avvocato Francesco Magnini, che ha seguito come consulente per il TAR per tutto questo iter, sono stati lui e il suo studio veramente eccezionali, e per farvi ringraziare, insomma siamo ormai, da quando io sono sindaco, a 3 anni di vedere battaglie tutta la direzione ambiente, i ragazzi che sono qui io li saluto, prima del dirigente. Il dottor Pisano, oggi insomma con il dottor De Roma continuiamo su questa strada. Quello che mi sento di dire, ripeto, evitando per quanto possibile di commentare assolutamente l'operato del collega giudicante, è che noi siamo molto contenti oggi, perché in questi anni di battaglie ne abbiamo viste, subite anche insieme al presidente Emiliano tante. Io credo di conservare ancora sul mio telefonino alcuni messaggi molto discutibili di alcuni componenti dei precedenti governi, che in qualche maniera non volevano ascoltare il grido di questa comunità e le indicazioni del sindaco che rappresenta questa comunità. E quindi per me è una giornata molto, molto importante, perché mi pare di capire che nelle prossime ore continueremo ad approfondire ovviamente il testo della sentenza, ma parlare di principio di precauzione quando qualcuno non riteneva che fosse un principio adeguato, parlare come facciamo insieme al presidente Emiliano della priorità che un diritto fondamentale, addirittura costituzionale come la salute deve avere rispetto alle ragioni dell'economia e del mercato, al di là del bilanciamento che si vuole sempre tentare di cercare, parlare di valutazione del danno sanitario e nel contempo di un'AIA che noi già, come sapete, abbiamo tentato di contrastare, chiedendone anche un esame in maniera formale, perché non assorbe completamente tutti gli obiettivi della tutela sanitaria, parlare anche in maniera più puntuale dei diritti e doveri che un sindaco ha per difendere la sua comunità dal punto di vista della salute pubblica, sono dei punti che credo, come dicevo, se non ho spartiato da oggi niente più su questa vicenda e su tutte le altre vicende industriali che hanno un certo impatto sul territorio comunale come su quello regionale, sarà più lo stesso. Fatemi dire che in queste ore credo sia già maturata, almeno questi erano i rumors che stiamo verificando, l'intenzione della parte dell'Arcelormittal di correre al Consiglio di Stato. Questo per noi è rilevante. È rilevante perché qualunque sia il pronunciamento del Consiglio di Stato, io credo che intanto non si possa intervenire con altri decreti come è stato fatto in passato a sovvertire l'ordinamento, a limitarne gli effetti e addirittura a soverchiare la volontà di autodeterminarsi in una certa direzione, che è la direzione della transizione di questa comunità. Poche ore fa al giurato si è insediato formalmente il governo Draghi, al quale noi mandiamo un sincero augurio di buon lavoro, siamo a disposizione, credo che il presidente Emiliano abbia già compiuto dei passaggi informali per dichiarare, come dire, la nostra volontà in un clima assolutamente costruttivo e pacificato di ripresa delle valutazioni intorno al futuro dello stagionamento siderurgico. Però, come dire, il presidente
presidente Draghi ha già dichiarato che sarà un governo ambientalista. E credo che su questo termine ci possono essere pochi equivoci. Ha già dichiarato che il Paese si propone di recuperare il suo ruolo di autorevolezza e di guida morale in Europa per un nuovo umanesimo, e questo ci richiama, come dire, a quella priorità della salute, dei diritti fondamentali e costituzionali che sono contenuti come un richiamo forte in questa sentenza. E credo che se non sia, come dire, una finzione politica, un messaggio solo estetico, quello di Ministero nuovo per la transizione ecologica, al di là del fatto che il MISE abbia mantenuto competenze specifiche sulla materia, direi che nessuno più dopo questa sentenza, da oggi in avanti, ripeto, al netto di cosa potrà fare il Consiglio di Stato, può immaginare di ripropinarci uno stabilimento siderurgico con il ciclo integrale, con i levanti nei grandi forni, con l'aria a caldo, con quello schema emissivo, con quell'aria e con quel, come dire, pregiudizio sull'ecosistema, la vita delle persone, per l'immaginamento che abbiamo vissuto in questi anni. Concludo dicendo che ovviamente dal presidente Draghi, io spero e sono sicuro che abbia già in mente, come dire, il canovaccio istituzionale per il deciso del presidente Mignano, una delle sue priorità, senza nemmeno arrivare, come dire, alla sentenza del Consiglio di Stato, possa essere la convocazione di questo tavolo per l'accordo di programma che chiediamo con la Regione Puglia e gli altri enti locali a gran voce già da mesi. Perché non facciamo l'errore, ovviamente, di tralasciare il fatto che una transizione tecnologica, ecologica, l'applicazione dei principi di questa sentenza significa anche tanta preoccupazione, tanta confusione nei lavoratori, nelle loro famiglie, e noi vogliamo ovviamente che loro su quel tavolo siano i protagonisti. Vogliamo che quel tavolo sia il tavolo dove tutte le istituzioni si prendono la responsabilità di tracciare una prospettiva per questi lavoratori. Ma oggi, con questa sentenza, si spezza ogni ricatto, cade il tabù che la salute è uguale al lavoro, e fatemi dire che da oggi cadono anche tante menzogne che tra di noi ci siamo raccontati in questi anni. Io spero che la comunità voglia affrontare da domani questa nuova fase di cambiamento in unità, nel dialogo, senza più fare l'errore in quelle ferite, come dire, che ci portiamo addosso, di continuare a urlarci addosso, a strumentalizzare, a dividerci. Io credo che Taranto oggi, almeno formalmente, si è liberata definitivamente. Credo che l'anima di Taranto, che già sta venendo fuori con tante cose che stiamo facendo insieme alla Regione, anche insieme al Governo in questi mesi, dimostri che questa città non vuole più, come dire, convivere con quel tipo di produzione, che non significa, come dire, chiudersi a qualunque tipo di attività industriale, ma significa finalmente porre delle priorità anche su questo territorio, come avviene in tutto il resto del paese. Come dicevo, da oggi nulla sarà più come prima, non torneremo indietro. Io sono sicuro di poter dire queste cose forte anche della convinzione, del coraggio e anche, come dire, dell'illuminazione che il presidente Mignano ha avuto tempo fa, quando si parlava di decarbonizzazione e molte persone ci ridacchiavano, vero presidente? Non ci capivano. Ora, al netto di cosa significhi decarbonizzazione, di cosa comporti, serve quel tavolo per l'accordo di programma, perché questo ha chiesto Taranto, questo è il diritto che Taranto sta ricevendo anche, come dire, dalla magistratura, dall'ordinamento, e non ci fermeremo, come abbiamo già avuto modo di annunciare nei giorni scorsi. Io vedo che si è collegato anche l'avvocato Marini, se c'è qualche quesito più tecnico, mi piacerebbe passare la parola ovviamente al presidente Mignano. Rinnovo questo invito al presidente Draghi a convocare urgentemente il tavolo per l'ascolto di programma su ILVA per evitare, come dire, conseguenze più complesse da gestire di quelle che già non sono contenute in questa sentenza. E, come dire, con tanto orgoglio, dopo tutto quello che abbiamo passato, fatemi dire che per noi, anche a livello personale, insomma, è una giornata significativa, perché dimostra che avevamo ragione a lavorare in silenzio, con pazienza, a fare le cose giuste come le abbiamo fatte anche attraverso questa ordinanza. Io ripeto il concetto, Taranto oggi si è liberata, nessuno più ci può riportare indietro. Grazie. Presidente. Allora,
minuti per dovere di informazione. Ho immediatamente informato, non avendo i numeri di telefono di tutti, il ministro Franceschini, il ministro Guerini, il ministro Orlando, il ministro Roberto Cingolani, Roberto Garofoli, Roberto Gualtieri e il ministro Patuanelli, che peraltro, pur essendo passato all'agricoltura, ha seguito questa vicenda fino ad oggi. Ovviamente mi auguro che attraverso Roberto Garofoli ci sia immediatamente una comunicazione da parte del Presidente del Consiglio Draghi sulla sua intenzione, ove intendesse mantenere fede a quanto si era impegnato a fare il suo predecessore, alla partecipazione alla conferenza di servizi per l'accordo di programma, che ovviamente per cortesia istituzionale noi fisseremo, concordando la data, se riterrà di intervenire, con lo stesso Presidente Draghi. Mi auguro che non si chieda al Consiglio di Stato di salvare le castagne dal fuoco a tutti, come già ha dovuto fare la Corte Costituzionale per la vicenda Taranto. Questa storia è arrivata al termine. Non c'è più nulla di giuridicamente presentabile che possa essere accettato, perché immaginare di sospendere il diritto in Italia perché c'è una totale incapacità di gestione di un impianto industriale che peraltro non ha nulla di particolarmente complesso dal punto di vista tecnologico, nel senso che c'è stato tutto il tempo per mettere mani su AFO2, c'è stata da parte del custode, che è l'ingegnere Valenzano, una chiarezza che il Comune di Taranto e l'ARPA Puglia hanno evidentemente utilizzato nel loro ricorso. C'è chiaramente una impresentabilità ambientale dell'impianto e devo dire anche una impresentabilità ai fini dell'osservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro, che è un aggravante molto rilevante di tutta questa vicenda, perché si sommano reati, dal mio punto di vista, di disastro ambientale più reati connessi alla sicurezza del lavoro, che fino ad oggi non sono stati adeguatamente perseguiti a seguito di una serie di acrobazie giuridiche che sono state fatte in questo periodo e che ancora non hanno mollato la presa attorno ai polmoni, al cuore, al cervello della città di Taranto. Taranto, come ha detto il sindaco, da oggi, grazie al TAR di Lecce, torna a essere una città uguale a tutte le altre città italiane ed europee. Mi auguro, ripeto ancora una volta, che nessuno solleciti un attrito sul Consiglio di Stato per adeguare alla ragion di Stato una situazione giuridica che, sono convinto, anche l'avvocato Marini ribadirà essere impresentabile, tale ritenuta anche dalla Corte di Giustizia europea. Mi auguro inoltre che il ministro Orlando intervenga immediatamente sulla introduzione delle norme che consentano le integrazioni salariali degli operai in amministrazione speciale. Questo perché è evidente che il ricatto occupazionale va mollato, va spiegato a tutti i dipendenti della fabbrica che essi non possono essere ricattati nella loro esistenza da chi invece pretende che quella fabbrica continui a funzionare con tecnologie non solo obsolete ma pericolose per la salute. Il caso vuole che tutta questa vicenda sia contemporanea alla requisitoria del pubblico ministero nel processo in corso davanti alla Corte d'Assisi di Taranto, del quale non parla nessuno, nessun media ricorda che davanti alla Corte d'Assisi di Taranto è in corso il processo per
reati ambientali più grave della storia d'Italia. Io so che sono abituati i potenti a gestire i processi nel silenzio quando non gli interessano, nel clamore quando gli interessano, ma mi auguro che questo nuovo governo sia messo alla prova immediatamente nella sua trasparenza, nella sua volontà di transizione energetica e transizione ambientale, ed è per questo che ho informato anche il ministro Cingolani. Il ministro Cingolani è praticamente pugliese, è forse nato in un altro luogo, ma è pugliese di formazione, ha vissuto a Lecce, conosce, è stato, ha presieduto importantissimi istituti di ricerca, conosce le nanotecnologie, conosce l'innovazione, ha una concezione dell'innovazione che deve costringere il governo ad accettare la sfida che l'Unione Europea ci ha lanciato attraverso importantissimi finanziamenti che sono concedibili non facendo finta di installare un paio di forni elettrici, come era stato previsto dal governo precedente, ma attraverso una coraggiosa e totale decarbonizzazione degli impianti, ammesso che qualcuno voglia ancora tenere aperta questa fabbrica. L'alternativa alla totale decarbonizzazione è la chiusura, non ci sono altre alternative, bisognerà trovare altre opzioni, visto che già oggi la totalità degli occupati viene sostenuta con soldi pubblici. È evidente che se avessimo impiegato tutti gli anni in cui abbiamo sostenuto l'occupazione con soldi pubblici a trovare soluzioni diverse per l'economia tarantina, pugliese ed italiana, probabilmente a questo punto ne saremmo già venuti fuori. Ecco perché io, il sindaco, speriamo in una immediata convocazione del Presidente del Consiglio Draghi per informarlo, perché immaginiamo che sia necessario riepilogare tutti i dettagli di questa lunghissima vicenda che, come ha detto il sindaco, noi non possiamo più concedere a nessuno che sia riportata indietro attraverso escamotage tecnico-giuridici, attraverso decreti incostituzionali o attraverso, diciamo così, forzature di atti giudiziari che sono comprensibili di fronte alle difficoltà che i governi hanno avuto rispetto alla vicenda IVA e alla loro incapacità di decidere per il meglio sia dal punto di vista industriale, sia dal punto di vista del lavoro, sia dal punto di vista della salute, ma che non sono più tollerabili dal punto di vista giuridico e del rispetto della salute dei nostri concittadini. Mi congratulo dunque con gli avvocati che hanno sostenuto le nostre tesi. La sentenza è una sentenza che è scritta in modo semplice, quindi può essere compresa da chiunque, e sarà il caso di diffonderla e di parlarne, se esiste una libera stampa, come io sono convinto che esista, di parlarne nel dettaglio, perché non vorrei che qualcuno cercasse di far passare la notizia di oggi come un giudizio interlocutorio. Si tratta di una sentenza immediatamente esecutiva che determina effetti assolutamente positivi sulla salute dei tarantini e sulla sicurezza del lavoro. Quindi che non mi si venga a dire che è necessario bloccarne gli effetti perché l'interesse prevalente è quello al funzionamento della fabbrica, su quello della salute e su quello della sicurezza del lavoro, perché questa roba non sta né in cielo né in terra dal punto di vista del rispetto della Costituzione. Quindi tutti vicini e solidali ai nostri difensori, visto che ArcelorMittal ha già annunciato che vuole andare al Consiglio di Stato a Roma, e nella speranza che a Roma tutta questa speranza che oggi il TAR di Lecce ha sollevato non si perda in una ennesima delusione di tutta la comunità nei confronti dello Stato di diritto. Grazie Presidente, grazie. Io vedo collegato l'avvocato Marini, e noi avevamo approfittato per salutarlo e impegnarne il lavoro e ringraziarlo insomma per gli esiti di questa giornata molto significativa per noi. Non so se l'avvocato, come dire, vuol farci partecipare di qualche riflessione
un po' più collegata chiaramente alla tecnica giuridica di questa sentenza, che chiaramente io e il Presidente abbiamo commentato solo in superficie, insomma, ecco, non è carino entrare troppo nel merito, però magari l'avvocato può darci qualche nozione in più. Grazie. Buonasera e grazie a voi, grazie anche per le belle parole. Devo dire che è stato detto gran parte, la sentenza è una sentenza coraggiosa che viene a valle di un processo anche lungo. Devo dire che il TAR ha fatto un'istruttoria molto approfondita e ha fatto un'istruttoria a valle di un'ordinanza che aveva sospeso gli effetti dell'ordinanza del sindaco proprio per effettuare una istruttoria molto ampia. Quindi è una sentenza lunga, come si può leggere, sono quasi 60 pagine, in cui sono affrontati e approfonditi tutti i temi. In questo senso è una sentenza che è scritta in modo semplice, chiaro e del tutto ragionevole, ed è una sentenza netta sulle decisioni. D'altra parte, nell'istruttoria sia ISPRA che ARPA avevano evidenziato tutti i difetti e le manchevolezze dell'impianto e che il TAR in più passaggi chiaramente evidenzia questi elementi. C'è da dire che il TAR parte da una considerazione che è assolutamente condivisibile, cioè il diritto alla salute è tendenzialmente un diritto prevalente, ma non ignora il fatto che chiaramente esistono altri diritti costituzionali che vanno bilanciati, in particolare ovviamente si fa riferimento agli interessi economici connessi allo stabilimento siderurgico di Taranto. Però, e qui è il punto essenziale della sentenza, rileva il TAR che questo bilanciamento deve essere contenuto, come d'altra parte ha detto più volte la Corte Costituzionale, entro limiti ragionevoli e invalicabili, che il TAR di Taranto molto motivatamente ha ritenuto che invece non fossero rispettati, questi limiti fossero ampiamente superati. E in uno dei passaggi anche più rilevanti ha sottolineato come il Comune abbia fatto tutto quello che era in suo possesso prima di arrivare all'ordinanza, in particolare ha richiesto una nuova valutazione dell'AIA. E anche qui il TAR ha stigmatizzato il fatto che a distanza di oltre un anno e mezzo dalla richiesta del Comune non si è ancora concluso questo procedimento. In particolare non sono state inserite delle sostanze che si rilevano nocive per la salute dei tarantini. Chiaramente mi unisco alle parole del Presidente Emiliano e mi auguro che il Consiglio di Stato non faccia prevalere ragioni altre che non siano quelle propriamente giuridiche per sospendere o annullare questa sentenza che ritengo sia appunto ampiamente motivata e molto ben istruita. Altro non entrerei ulteriormente nel dettaglio, anche per la sentenza, comunque una sentenza, ripeto, molto lunga. Grazie, avvocato. Poi sono a disposizione se ci sono domande, chiaramente. Grazie mille. Io non so se il Presidente si riesce a trattenere con noi per qualche quesito o se ha da fare. Michele, io non so come fare l'agenda. Ok, sono qua. Grazie. Non so se c'è qualche domanda. Sì, sindaco, il TAR, dal punto di vista politico, il TAR censura l'atteggiamento di ArcelorMittal e dei commissari straordinari. Nel testo della sentenza leggiamo che non sono stati né leali né collaborativi con le amministrazioni coinvolte, anzi denuncia un atteggiamento ostruzionistico. Credo che questo dato politico però sia importante, no? Beh, io direi che il fatto che questa vicenda si continui a gestire in remoto, senza gli enti locali, quando gli aspetti che ovviamente sono stati evidenziati dalla sentenza hanno una ricaduta immediata e molto sensibile sulla vita di questa comunità, sul suo sistema di imprese, sui lavoratori, è sicuramente un voto, vuol dire, sicuramente una particolarità che credo, come ricordava il Presidente Emiliano, non sia mai avvenuta in nessun luogo di questo paese nel corso dell'ultimo secolo. Quindi, come dire,
è sicuramente qualcosa che anche voi cronisti conoscete bene, e qualcosa che ancora negli ultimi giorni dell'accordo firmato dal precedente governo con ArcelorMittal è accaduta. Noi ancora, intanto il sindaco, quando il presidente di una regione con 4 milioni di abitanti e che ha delle responsabilità precise anche in termini normativi e finanziari su come dire, un'area industriale come quella, credo che al pari mio non conosca i dettagli di quell'accordo. Come dire, ragioniamo su veline di stampa, ragioniamo sulle slide circolate e trafugate dal MISE. Ricordo che il MISE ha rigettato la nostra richiesta di accesso agli atti già qualche mese fa. Quindi, come dire, c'è un percorso che anche dal punto di vista formale ha sicuramente testimoniato una chiusura alla comunità e alle istituzioni che rappresentano la comunità. Non è un fatto normale, credo che questa sentenza possa ribaltare anche questo stato di cose. Non so se il Presidente vuole aggiungere qualcosa su questo. No. Ok, ci sono domande? No, domande magari per il Presidente, così... Se il Presidente... Presidente, direttore Ballarconi. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Allora, c'è un fatto, oggi non a caso c'è la presentazione del nuovo governo e sappiamo che nel governo ci sono diverse anime. E secondo il suo parere, questa è una cosa che va a favore o no di questa vertenza lunghissima? È arrivata a un punto assolutamente notato. Io credo di poter dire che questo governo è nato sulla base di un accordo politico tra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia, basato essenzialmente, questo è l'argomento politico più rilevante, sulla transizione energetica e quindi sulla decarbonizzazione. Se questa cosa è vera e non è una presa in giro, è evidente che la vicenda Ilva è il test più rilevante che si possa fare di questo governo, della sua buona fede e della sua volontà di fare ciò che dice. Quindi io, come sempre, sono fiducioso, pronto a collaborare col governo, come ho sempre fatto con tutti, salvo ovviamente rendermi conto in qualche caso di incapacità o malafede. Mi auguro ovviamente per il bene dell'Italia, della Puglia e di Taranto di non dover registrare in questo caso né incapacità né malafede. Grazie. Fatto così? Signore Levi, ringraziamo di nuovo. Io ringrazio il Presidente Emiliano, ovviamente noi faremo al lavoro nelle prossime ore per capire un po' i prossimi passi. Ringrazio la dottoressa Marino. Padre Marini, scusate, fatemi dare loro un grande abbraccio a Benvenuti, Coronica, ciao a tutti i nostri ingegneri dell'ambiente. Ringrazio tutti la pazienza, Taranto si libera e vedete che ci aspettano giorni importanti, grazie. Grazie Presidente, buona serata, arrivederci, avvocato.